Allora, ciao a tutti, siamo davvero tanti oggi, sono sorpreso per la presenza. Sono Rado Andrias, sono un ragazzo, un membro del pool e praticamente, visto che si parla di Qt, come si può non parlare di KDE? KDE, quindi programmazione KDE, come si fa per programmare in Qt? Qua ho portato, anzi abbiamo, ho preparato delle chiavette con su delle appliance virtuali per quelli che vogliono provare a programmare usando una virtual machine, cioè che sono troppo presi male per installare o provare da live, oppure c'è la live che direttamente vi fa il boot in un sistema che ha tutto il necessario per programmare per KDE. Ok, quindi noi parleremo di programmazione con KDE. Ma cos'è KDE? KDE è un desktop environment. È praticamente un desktop environment che usa le librerie Qt, che le Qt stanno proprio alla base del desktop environment KDE. Quindi è uno dei pochi che usa queste librerie e che le usa in modo molto bello, secondo me. Parlando un po' di storia, no, non ci interessa la storia, direttamente faremo un po' di esercizi. Quindi per dare proprio un kickstart violento e per vedere come funziona di codice questa cosa, iniziamo subito a sporcarci le mani. Ma prima devo dirvi un po' come funzionano, cioè cosa useremo per programmare. Mica possiamo usare le manine, Allora, ci vuole un po' di C++, quello l'abbiamo fatto con l'aiuto del nostro Federico Terraneo, che ringrazio. Poi ci vuole un po' di conoscenza di Qt che avete già acquisito con Venom e con Mic. E poi ci vogliono un po' di conoscenza degli strumenti che i develop ci make. Questi sono documentazione. E questa è una mia preferenza personale, ma potete anche fare a meno. Allora, KDevelop è l'IDE, l'Integrated Development Environment, che si usa per programmare, di solito si usa per programmare in KDE. Conosco molta gente che non usa KDevelop, usa altri strumenti come NetBeans, oppure addirittura ancora altri come Eclipse per programmare in KDE, il che suggerisce una certa deviazione mentale. Però non ci interessa oggi. Allora, noi parleremo di KDevelop, che praticamente offre più o meno gli stessi strumenti che offre Qt Creator fino ad ora, quello che avete visto, solo che è più generico, cioè riesce a programmare in KDevelop sia per le Qt sia per C++, e secondo me è fatto un po' meglio, ve lo spiegherò dopo perché. CMake invece è un gestore dei build. Avete visto come il povero Mick prima insultava i file pro che non riusciva a compilare. CMake è fatto CMake invece è fatto per sostituire i file pro di Qt e per essere cross platform, cioè allo stesso tempo QMake, cioè quello che abbiamo usato nelle lezioni precedenti, funziona sulle altre piattaforme, però è più o meno Qt centrico, cioè se volete integrarlo con qualche altra libreria non funziona, cioè non è che non funziona, è solo che diventa difficile, diventa molto brutto. Per esempio, per integrarsi con package config è un casino. Ho avuto purtroppo a che fare con tale roba. apikd.org è la pagina con tutta la documentazione relativa a KDE, cioè tutte le API, tutte le classi, tutta la documentazione è lì. C'è anche TechBase, che è una wiki, che c'è anche il link su questa pagina, che praticamente vi fa dei comodi tutorial. Allora, iniziamo a parlare un po' di KDevelop. KDevelop è un IDE normalissimo, è concentrato, anzi è stato progettato per lavorare con il C++, però questo non vieta di stuprarlo e mettere altri linguaggi dentro. Infatti è quello che hanno fatto, infatti si può programmare con C, con PHP, hanno portato anche Java sopra, hanno messo Python,
Insomma, essendo molto flessibile, scritto in C++, è molto facile aggiungere altre cose. Poi, le particolarità di KDevelop sono l'integrazione con KDE. Questo, anzi, questa è una cosa che preferisco personalmente, perché avere Eclipse, avere NetBeans, avere Anyuta sul proprio desktop è un pugno nell'occhio per me e mi fa male ogni volta. La documentazione integrata è più o meno come su Qt Creator, solo che non c'è un pannello apposta, è come quando Qt Creator esce fuori la documentazione sulla destra, sulla vostra destra. E non solo la documentazione di Qt, è disponibile anche la documentazione di KDE, è disponibile anche documentazione che generate voi. Ha due feature che secondo me nessun altro IDE arriva a questo punto, almeno per quanto riguarda il C++. Il semantic highlighting e il code completion. Molti di voi sanno, o magari avranno fatto una nefasta esperienza con Visual Studio, che si bullano tanto con IntelliSense. Veramente questo secondo me è meglio, e ve lo dico che ho provato Visual Studio, purtroppo l'ho provato, però è davvero fatta bene. Praticamente vi riesce a suggerire anche gli argomenti, nel senso il tipo degli argomenti, si aspetta, anzi riesce anche a prevedere la funzione che userete sulla base dell'assegnamento che state facendo. Il semantic highlighting è utile perché riesce a fare a colorare il codice non solo in modo basandosi sulle keyword, come magari altri editor, altri IDE fanno, ma proprio nel contesto potrebbe essere una parola colorata in modo diverso solo perché è indentata di più, perché è in un altro contesto, oppure è in un loop. Quindi è molto più facile orientarsi. È fatto in un modo che non sia intrusive, quindi riesce a capire subito cosa sta succedendo. L'integrazione debugger, questa è di default ormai su tutti gli integrated development environment, quindi non starò lì, il solito GDB, e quindi si va avanti. Il supporto VCS qua è fatto davvero bene, perché c'è il supporto a Git, a Subversion, a come si chiama quella cosa lì, HG, Mercurial, e ce ne sono anche altri. Insomma, è un IDE completo, quindi suggerisco davvero di provarlo perché è molto carino. Infatti adesso lo proveremo. CMake invece sta per Cross Platform Make. Praticamente questo aggeggio qua non è come CMake, per niente. Immaginatevi che avete per compilare, cioè per configurare il build del vostro programma, un pieno linguaggio di scripting. Praticamente come se aveste un linguaggio di scripting solo per dire, per vedere se ci sono le dipendenze, se come volete disporre gli eseguibili, le librerie, eccetera. Inoltre, CMake è stato fatto non con GNU Linux, non con KDE in mente. KDE l'ha adottato dopo perché è davvero uno strumento valido. Ma CMake riesce a generare progetti, dico generare ID sorgenti con il cmakelists.txt, che così si chiama il file di configurazione, un po' come il file.pro di CMake, si chiama cmakelists.txt. Praticamente, partendo da quello, che viene scriptato praticamente, si riescono a generare makefile Unix, che praticamente sono quelli che usano di solito le distribuzioni per compilare, le distribuzioni GNU Linux. Oddio, ho detto distribuzioni GNU Linux, spero che qua sappiate cosa sono le distribuzioni GNU Linux, eh? Una foresta di mani, ho paura. Allora, si possono generare anche progetti per Eclipse, e se si è su Windows si riesce a generare anche soluzioni per Visual Studio.
Cioè, voi create il vostro progettino che create con CMake, dite progetto CMake, aggiungi questi file C++, aggiungi questi header, compilali, rigirali, ok. E alla fine, durante il runtime, dite CMake, generami da questo CMakeList.txt, generami un progetto di Visual Studio. E lo fa. E praticamente riuscite a importare in vari IDE. La particolarità di CMake è che riesce anche a pacchettizzare, quindi è una soluzione davvero definitiva, perché riuscite a pacchettizzare in dev, RPM, che sono per le distribuzioni Linux, oppure addirittura fare i macOS bundle, non li ho mai fatti, però so che si può fare, e l'installer exe, non so neanche lì come si chiama l'individuo che genera, però ho visto installer del genere creati con CMake, che funzionano. Poi, a parte questi formati, si possono anche creare dei file compressi zip dal risultato del build, quindi è davvero molto potente come strumento di configurazione. Le librerie KDE sono molto, diciamo, simili alle Qt, nel senso che immaginatevi uno strato le Qt e sopra ci sono le KDE, nel senso che alcune volte ci troviamo con, per esempio, per quanto riguarda l'input-output, la classe Qfile di Qt, ok? Sopra c'è una classe Kfile, cioè con KDE, cioè Kfile, che estende la classe Qfile. Cosa vuol dire spesso questo? Vuol dire che hanno le stesse funzionalità, cioè hanno le stesse chiamate a funzione, solo che ne aggiungono altre. Per esempio, ci sono il dialog, non ve l'ho fatta vedere, però c'è il file di selezione, il dialog di selezione di un file, che è quello di default di Qt. Estendendolo, che è kfile dialog, riesce a fare quello di default di KDE, che ha anche informazioni semantiche. KDE è un desktop semantico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lavora tanto sui metadati, vuol dire che potete dare dei rating, potete sapere sempre la provenienza dei vostri file, potete anche dare dei commenti ai file e potete dopo ricercarli usando questi tag. E tutto questo estende praticamente, già Qt è potente, KDE è ancora più potente per quanto riguarda le API. E infatti ci sono tantissime librerie di KDE. Per esempio, come ci sono i moduli di Qt, ci sono anche i moduli di KDE. Per esempio, il modulo base si chiama KDE Libs, che praticamente si occupa di estendere le Qt. Poi c'è KDE Base, che praticamente aggiunge il vero desktop, e con le classi che ci sono in questo pacchetto si riesce a estendere il desktop, riesce ad aggiungere proprio widget, si riesce ad implementare nuove funzioni, ma questo lo vedremo adesso che faremo programmazione. Innanzitutto ci sono pacchetti anche per quanto riguarda il desktop semantico, c'è anche la mappa, il globo, che è in un pacchetto chiamato Marble, che proprio si chiama così, e ci sono tantissimi controlli in più. Basta guardare su api.kde.org e vedete che sono tantissime cose che potete fare. Il limite è solo la creatività. Adesso è arrivato il tempo di codare. Io vi dico, sto facendo tutto live, quindi mi sono preparato, e quello che vi farò vedere è un plasmoide, cioè un widget che ho già fatto una volta tanto tempo fa. Quindi se sbaglio qualcosa, uno abbiate pietà, che oggi ho dormito 3 ore. Ok, quindi iniziamo a dare un'occhiata a Kdevelop e come funziona. Allora, chiudiamo qua.
Abbiamo, questo è un desktop KDE di default, io neanche mi sono preso la briga di customizzarlo ancora. Quindi abbiamo KDevelop. Ok. E questo è KDevelop. Io già qua ho fatto delle prove per rinfrescarmi un po' e limitare. Ok. Allora, questo è KDevelop. È fatto come un IDE. Certo. Allora, sulla chiavetta Live c'è già KDevelop e ci sono già tutte le librerie di sviluppo, quindi potete compilare senza problemi. Allora, dalla parte sinistra ci sono i pannelli per trovare i sorgenti che cercate, cioè i sorgenti del progetto. C'è il tab progetti che praticamente vi fa in una visualizzazione proprio del file system del progetto, la cartella del progetto. Poi ci sono il tab del classi che praticamente potete ricercare direttamente una certa classe. Ok, questo è tutto. Però innanzitutto vediamo cosa faremo adesso. Adesso come adesso faremo qualcosa del genere. Questi sono plasmoidi, quindi faremo qualcosa che visualizzi quanti watt consuma la batteria del portatile, per esempio. Per fare questo ci interfacceremo con DBus, che è un metodo di comunicazione interprocesso, e chiederemo informazioni ad un servizio quanti watt consuma il portatile in questo momento. Per esempio, questo è un widget, questo è un altro widget, così via. Questi qua possono essere posizionati anche sulla barra. Ok. Quindi cosa facciamo? Se qualcosa non vi è chiaro, prima di tutto, non esitate a chiedere, ok? Creiamo un nuovo progetto da modello. KDE Plasmoid C++. Diamogli un nome fantasioso. Io lo chiamavo il mio plasmoid che ho fatto Watson, perché visualizzava i watt. Ok. Ah, com'è che è elementare Watson? Ok. Qua ci sono le impostazioni, anzi la configurazione di CMake, cioè dove trovarlo, dove compila e dove installa alla fine quello che compila. Noi possiamo fare, visto che ok, sono troppo pigro. Allora, visto che dovremmo provarlo, io metto nella cartella locale di KDE4, così quando faccio installa provo subito. Ok, facciamo il tipo di compilazione debug, così crea i binari di debug, anche se non c'è bisogno, perché spesso si usa il debug alla Mosconi, cioè si inseriscono man mano sempre insulti più pesanti dentro al codice. Ok, quindi adesso sembra che non ha fatto niente. Invece, se andiamo sul progetti, abbiamo visto che c'è Watson. Ok, cosa ha creato? Praticamente ha creato CMakeLists, che adesso vi spiegherò tutto come funziona, e ha creato un paio di cose. Per esempio, le cose che ci interessano a noi sono Watson CPP, Watson H, CMakeLists e anche l'immagine praticamente è l'icona che verrà visualizzata. Però anzi, un'altra cosa che ci interessa è il desktop, cioè il file.desktop. Questo qua praticamente dice a KDE cos'è quel file che compiliamo. È un gatto? No, è un plasmoide. Quindi adesso vi spiegherò man mano come fa. Iniziamo con i CMakeLists.txt.
CMake, vi ho detto che è un linguaggio abbastanza complesso, è un linguaggio completo Turing ormai. Per avere informazioni basta fare man CMake e c'è tantissima documentazione. Quindi ci sono tante funzioni e c'è tutto documentato, quindi se avete bisogno su qualcosa che non capite c'è anche la documentazione fatta molto bene. Oltre a questo, KDevelop è uno dei pochi IDE che riesce a completare bene CMake. Ok, iniziamo a parlare come funziona. Prima di tutto dobbiamo dire cosa stiamo compilando, quindi il progetto lo chiamiamo Plasma Watson. Vabbè, fin qua mi va bene. Quindi poi, ecco, vedete già che mi fa vedere i tooltip con la documentazione della funzione che sto guardando. Questa è una particolarità di KDevelop che non ho trovato in molti IDE. Allora, file package cerca un certo pacchetto, cioè una certa libreria dentro al sistema. In questo caso cerca KDE4, quindi tutto il set di librerie di KDE, e dice che sono richieste. Se guardate la signature del find package, bisogna dire il nome e si può dire la versione e si può dire oppure che è richiesto oppure si può specificare i componenti. Per Qt si possono specificare soltanto alcuni moduli di Qt. Questo anche per KDE, solo che in questo caso diventa troppo complesso. Allora, questo, ignoratelo per ora, praticamente serve a dire le impostazioni di default per un progetto KDE, per rendervi la vita più facile. Quando fate un progetto per KDE, basta che mettete questo e vi dà già delle impostazioni sane. Add definitions. Cosa fa questo? Per ogni compilazione aggiunge un meno D maiuscolo quello che c'è nella variabile. Infatti Qt definitions sono le definizioni, cioè i define che hanno bisogno le librerie Qt, i header di Qt e i header di KDE4. Questo rende la compilazione un po', diciamo che queste qua vengono, quasi tutte le librerie ne danno una variabile con le definitions da mettere, il che semplifica la vita. Se in QMake dovevate specificare questo a mano, qua si può specificare attraverso queste variabili. Include directories. Include directories vuol dire le directory dove verranno cercati i header. Cioè, quando voi includete qualcosa dentro al progetto, dove vengono cercati i header? Uno, CMake source dir, che è una variabile speciale. Ma si vede? Ok, che è una variabile speciale che vuol dire la cartella dei sorgenti del progetto corrente. Poi CMake binary dir, che vuol dire la cartella dove si sta compilando. Quindi per adesso viene incluso cartella dei sorgenti e la cartella dove viene compilato. Vi chiederete, ma perché bisogna includere il compilato? Perché viene generato del codice con mock che QMake nasconde. Qua si vede benissimo che bisogna mettere questa cartella, questa variabile. KDE4 includes vuol dire che sono le cartelle di sistema del tipo user include KDE dove si trovano le classi di KDE. Quindi è una cosa fondamentale. Prima vi ricordate che c'erano sources più uguale in QMake, ok? Qua si definiscono variabili. Qua praticamente noi definiamo Watson SRCS come una variabile e dentro alla variabile mettiamo Watson CPP, cioè il nome di un file sorgente. Come da quello che vedete non ci sono più i header.
Cioè, i header a noi non interessano. Interessano al programma. Però durante la compilazione, grazie alla macro KDE4 add plugin, se ne occupa tutto il CMake. Quindi, in CMake è possibile definire funzioni che si chiamano macro. E praticamente potete definire, per esempio, mio programma, la macro mio programma, che praticamente crea una libreria dai sorgenti e prende un altro file e crea un binario e fa il linking del binario contro quella libreria. Questo è un modo per farsi male, però ci sono delle macro, tanto per capire che ci sono delle macro che semplificano la vita. Per esempio, KDE4 add plugin vi evita di creare manualmente una libreria e linkarla contro KDE. Quindi praticamente gli dite: questa è una libreria con questi sorgenti e il resto se ne occupa lui. Target link libraries. Ok, che librerie vogliamo aggiungere? Di che libreria ha bisogno il nostro programma? Ok, ha bisogno di KDE4 Plasma Libs, cioè le librerie di Plasma, che sono le librerie proprio della grafica di KDE. E KDE4 KDE UI Libs, che non ho idea davvero perché le abbiano messe, perché in teoria non c'è nulla che le richiede, però le teniamo, si sa mai. Ecco, qua siamo a un punto che in QMake non c'era, anzi non è stato spiegato, ed è, ad essere sincero, come fa QMake l'installazione è davvero da deviati mentali, perché bisogna creare dei target, metterci dentro dei file, poi metterci dentro dove stanno e poi magari non va. Quindi QMake funziona in un modo molto più semplice. C'è la direttiva install che gli dite install cosa installare? Targets, cioè eseguibile o librerie, che in questo caso è Plasma Applet Watson, che gli abbiamo dato il nome, dove plugin install dir. Plugin install dir viene definita quando viene fatto find package. Quando c'è find package KDE4 vengono definite queste macro, KDE4 add plugin, e una serie di variabili come KDE4 plasma libs, KDE4 KDE UI libs, plugin install dir, eccetera. Sono tutte sulla documentazione di CMake comunque, ok? E quindi la destinazione in questo caso è un path, cioè è proprio una destinazione, un dove viene installato. Cioè in questo caso sarà dot home admiral 0 dot kd4 slash lib. Ecco, invece il secondo, installiamo cosa? File, questo file qui che è descrizione del componente per KDE che stiamo installando, e dove? Nella cartella dei servizi. Ok, un respiro, domande. Caspita, siete dei geni. Allora, io questa cosa la prima volta non l'ho capita, quindi non abbiate paura e pietà di me, risponderò a tutte le vostre domande. Ok, vado avanti, Allora, andiamo a vedere la descrizione del servizio, cioè la descrizione del plasmoide. Ok, wow, c'è un bel po' di roba, Facciamo una cosa sana di mente. Prendiamo questo, fino a qui, e poi facciamo clack, e sparisce. Praticamente questo serve per la traduzione, ma visto che noi siamo ragazzi poliglotti, mettiamo tutto in inglese e andiamo avanti. Allora, nome Watson, cioè il nome del plasmoide. Comment plasma Watson,
Queste qua vengono visualizzate quando aggiungete un plasmoide, quindi bisogna scegliere un nome abbastanza sensato. Potrei anche chiamarlo supercazzola prematurata, però poi la persona, le persone non lo capirebbero cosa fa. Quindi facciamo supercazzola prematurata. Ok, tipo, questo è un servizio, cioè per KDE molte cose sono dei servizi, però ci sono alcuni casi particolari che non guarderemo questa volta. Però basta sapere che per i plasmoidi, per i runner, che sono provider di quello che viene nella ricerca, sono servizi, sono tutti servizi. Che tipo di servizio è? È un applet di plasma, cioè un plasmoide. Il nome, questo è importantissimo perché è il nome della libreria che diamo, che deve coincidere con il nome qua, ok? In CMake Lists, il nome che diamo a KDE4AddPlugin deve essere lo stesso che diamo qui, ok? Questo non l'ha completato, quindi sistemiamolo un po'. Ok, e qua mettete, ci sono un po' di informazioni tipo l'autore, l'autore, la versione, il nome, il sito, categoria. Categoria, potete guardare la lista delle categorie, non mi ricordo la cartella, però ce ne sono tipo network, ce ne sono system, ce ne sono varie. Per adesso non ci interessa, neanche i depends ci interessa. C'è licenza, che noi faremo la licenza VTFPL, che vuol dire fate quel che volete con il codice. Poi c'è plugin info enabled by default, questo deve essere sempre true, altrimenti non viene visualizzato. Ok, qua abbiamo finito. Domande? Ok, chiudiamo qui, non ci interessa. Qui non ci interessa e abbiamo il nostro sorgente. Per ora non farà niente di utile, però per vedere come funziona KDevelop compiliamolo. E c'è un bel compila selezione che è proprio ovvio. Si clicca e lui inizia a cercare tutte le cose che ci servono. Vedete già che giù macina e fa vedere. Ok, è stato creato. È stato creato il componente, ma noi non lo possiamo provare così. Quindi cosa facciamo? Lo installiamo. Lo installiamo con questo pulsante. Si vede bene? Ok. Installa selezione. E lui l'ha installato. Ok, avete visto che praticamente avete già un template che funziona. Quindi se io adesso faccio da console, bisogna, io sono abituato da console, ci sarà un altro modo, però diciamo a KDE di aggiornare la lista dei servizi che ha, ok, e quindi adesso possiamo andare ad aggiungere il nostro plasmoide, che non è finito ma è manco iniziato, però già per avere un'idea. Qua lo possiamo cercare, eccolo qua, Watson, lo trasciniamo ed è un plasmoide di Hello World. Ovviamente un plasmoide su KDE può fare tante cose, del tipo se lo trascino giù diventa un pezzo qui, quindi è davvero molto flessibile come sistema. Quindi rimuoviamolo, tanto non ci serve. Ok, visto che adesso l'ha visto come servizio, possiamo direttamente provarlo. C'è un modo per provarlo senza caricarlo dentro al sistema. Quindi se avete fatto un plasmoide che vi fa esplodere il sistema, nel senso che ha dei segmentation fault, degli errori dentro, basta che lo lanciate da console con il programmino Plasmoid Viewer, che basta scrivere il nome ed eccolo qua che viene visualizzato in una finestra, e se c'è qualche errore
il sistema non subisce nessuna conseguenza. Ok, fin qua ci siamo. Adesso, visto che siamo così fighi che abbiamo spiegato come funziona un plasmoide, facciamo vedere qualcosa di utile che fa questo qua. Idee? Io volevo far vedere la batteria, il consumo dei watt della batteria usando D-Bus. Vabbè, vedo che non ci sono proposte migliori, quindi andiamo avanti. Cosa ha generato? Innanzitutto, chiudiamo qui, così abbiamo più spazio per il codice. E chiudiamo anche qui. Ok. Cosa ha generato? Ha generato due file. Un header, anzi, ha generato solo una classe, che si chiama Watson. Ok? Watson cosa fa? Estende una classe nel namespace Plasma che si chiama Applet. E come vi dicevo prima, la cosa bellissima di Kdevelop è che quando vai sopra una classe ti fa vedere direttamente la documentazione di tale classe. Questo, e poi se ci andate sopra, questo è abbastanza corta come documentazione, però si riesce a fare lo scroll. C'è anche la documentazione fissa che potete guardare, però io preferisco direttamente guardare le classi così. Ok, vediamo che ha definito un paio di metodi: il costruttore, il distruttore, il paint interface, ecco, questo è interessante, init, e ha definito delle cose private come un svg e un'icona. Ok, visualizziamo un'icona? No, troppo scontato. Allora, abbiamo il metodo init che in un plasmoide serve per inizializzare il plasmoide, cioè per raccogliere le informazioni che dopo visualizziamo, che viene eseguito soltanto la prima volta. Paint interface invece viene eseguito ogni volta che viene disegnato e viene proprio usato per disegnare il plasmoide. Ok, quindi passiamo qui, salutiamo. Passiamo all'altro. Ah già, quello che vi ha generato qui, notate questa macro. Questa macro serve a KDE per dirgli che è un'estensione di KDE, quindi non omettetela mai, perché altrimenti non funzionerà. Ok? Questo non ci serve. Ok. Allora, abbiamo il costruttore, il distruttore, init e paint interface. Vedete qui in fondo watson.mock? Vi chiederete cosa farà questo watson.mock. Veramente questo è il costo, diciamo, quello che dobbiamo pagare per non includere i header durante CMake. Praticamente quando parliamo di CMake, per esempio, allora, qua noi non abbiamo messo nessun header, quindi non c'è un modo per sapere se è un figlio di QObject e quindi c'è bisogno di mock, che è Meta Object Compiler, per generare del codice. Quindi lui cosa fa? Durante la compilazione guarda se la classe ha dentro la macro QObject e se c'è, crea un file con lo stesso nome, .mock, con l'implementazione dei metodi virtuali necessari da mock. Ok. Questo viene generato durante la compilazione. Quindi è per questo che bisogna includere la cartella di build. Ok. La cosa bella di CMake è che potete avere la cartella dei sorgenti in sola lettura. Non ha bisogno di scrivere nella cartella sorgenti. Quindi tutto quello che viene scritto nella cartella di build, che può essere anche totalmente un'altra parte. Ok, iniziamo a fare questo benedetto plasmoide, se no facciamo la notte. Allora, c'è il costruttore e non c'è più l'icona.
abbiamo, togliamo tutti i riferimenti alle icone, perché non visualizzeremo delle icone ma del semplice testo. Quindi prendiamo queste icone e le buttiamo via. Ok, salviamo, compiliamo. Oh, c'è un errore. Dov'è? Ah, eccolo qua. Sì, me ne sono dimenticato un altro. Ok, adesso il plasmoide sarà solo un Hello World. Non ci sarà nessuna immagine, che è quello che ci serve. Tanto noi dobbiamo visualizzare del testo. Quindi guardiamo com'è installando e facciamo Plasmoid Viewer Watson. Ed eccolo qua. Qua si vede, non si vede il testo perché è bianco. Però se faccio... No, non si vede lo stesso. Fa niente. Vediamolo, se non si arrabbia. Allora, innanzitutto cambiamo il testo al colore nero, così lo vedete anche voi subito. Ok, eccolo qua. Ok, per ora non fa niente di utile, fa solo Hello World. Quindi cosa possiamo fare? Innanzitutto avete notato che è quadrato, anzi è, inizia ad essere quadrato sempre, è perché all'inizio è messo a 200x200 di dimensione. Quindi togliamo questo e verrà messa la dimensione minima che riesce a stare il plasmoide. In teoria dovrebbe essere un pixel per un pixel, però no, si ricorda, non ho fatto install, credo. Insomma, quello che ci interessa comunque è che si riesce a dimensionare. Inizialmente, quando ho fatto io il mio primo plasmoide, avevo messo l'aspect ratio, anzi l'aspect ratio, come lo chiamate, quadrato. E quindi ero sempre con questo benedetto plasmoide quadrato che non riuscivo a farlo diventare rettangolo. Mi sono fatto diventare la testa rettangolo, ma quel plasmoide restava quadrato. Quindi, per evitare tali situazioni che guardavo. Ok. Abbiamo il nostro plasmoide freeform, questo non ci interessa ancora, quindi al launch vogliamo sapere un'informazione utile da questo servizio. Quindi come facciamo? Ci sono due modi, c'è il modo brutale, che penso che lo useremo oggi perché non ho tanta voglia di giocare con D-Bus, e c'è il modo più elegante, che vuol dire chiamare, fare una richiesta di bus e poi ricevere la risposta. Invece quello che faremo Miki già mi guarda male, quello che faremo noi è usare una classe che forse avrete visto con Qt, che si chiama QProcess, e praticamente ci faremo dare l'output di un comando direttamente il comando. Volete vedere il comando oppure volete vedere il modo elegante? Dai, un po' di input su, ragazzi, lo so che è tardi, però leggo da proc. No, io pensavo proprio di chiamare un altro programma che legge per me. Quindi visto che non ho voglia di, anzi rischiamo le figure, e usiamo la classe che si occupa di interagire con D-Bus e QDBus. Anzi, facciamo le cose in modo serio. Sì, dai. Il modo serio per interagire con D-Bus è aprire questa utility. Allora,
QDBus Viewer, che è un utility che viene con Qt, e guardare i servizi. Allora, il nostro servizio che ci interessa è sul su Org Free Desktop UPower. Ok, devices, ci interessa questo, quindi guardiamo che quello che ci interessa è la proprietà energy rate, che praticamente quando scriviamo ci esce 21 e adesso consuma 21 watt. Ok, allora cosa facciamo? Per interagire con D-Bus abbiamo più metodi. Quello che vi sto facendo vedere è quello più elegante, più utile, che usa XML per generare delle classi e alla fine chiamate questi metodi, queste proprietà, come se fossero classi C++. E quindi vi viene nascosta totalmente l'interazione con D-Bus. Quello di cui abbiamo bisogno è dell'XML che definisce questa interfaccia. Ok, e qua ci aiuta il metodo introspect. Se faccio l'introspect mi esce tutto questo ambaradan che noi copiamo. Ok, non abbiamo bisogno di tutto, quindi lo puliremo un po'. Creiamo un nuovo file, crea file, e lo chiamiamo upower.xml. ok, fin qua ci siamo, è tutto in una riga, che brutto. Facciamo click there, anzi salviamo e facciamo editor strumenti, dove che era, allinea. Oh, che bello. Ok, adesso questa è una funzionalità di Kate e quindi di KDevelop che permette di formattare del codice brutto proprio con un click. Quindi a noi non ci interessa questo, non ci interessa questo, ci interessa come comunicare con un dispositivo. Togliamo subito quello che non ci interessa degli altri metodi, quindi togliamo i metodi delle statistiche, anzi i segnali abbiamo bisogno. Ok, qua ci sono un pochino di proprietà che potremo accedere. Ok, qua ci siamo, abbiamo un XML con dentro tutte le proprietà che possiamo accedere. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo in CMake, cmakelists.txt, che si occuperà di generare tutto il codice brutto brutto per noi. Quindi io non mi ricordo esattamente, mai mi ricordo esattamente come si chiama, so che si chiama add dbus, no, dbus interface. Ah, eccolo, generate dbus interface, eccolo qua. Ok, no, non era questo, un attimo, eccolo, Qt4 as dbus interfaces. Ok, ok, cosa fa questa cosa? Prende in input l'XML e butta fuori nella variabile outfiles tutto il codice brutto brutto. Quindi adesso come adesso incolliamo il nome del metodo, definiamo la variabile watson di bus, accelero un po' se no mi ammazzano i miei colleghi, e aggiungiamo upower XML. Ok, a questo punto lo aggiungiamo ai sorgenti, quindi copia, la variabile si mette
così, e adesso dovrebbe generare, vedete che ha fatto generating upower interface cpp upower interface.h. ok, queste due sono interfacce al servizio di upower, quindi noi adesso dobbiamo solo accederci. Come si fa? Innanzitutto dobbiamo includere include qdbus connection, ok, che è una connessione al servizio, e generiamo, mettiamolo private, così ce l'abbiamo sempre. Ma no, non ne abbiamo bisogno. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di altro, che è include upowerinterface.h. ok, e cosa ha fatto, cosa c'è in questo upower? Se noi facciamo control e clicchiamo, vediamo cosa ha generato. Ok, ha generato una classe chiamata org free desktop upower device interface, lunghissima però efficace. Ok, vedo con piacere che non ha fatto i namespace stavolta. Ok, sì che l'ha generato, ma fa niente. Ok, quindi noi adesso cosa facciamo? Dichiariamo un oggetto di tale classe, quindi facciamo private. Private cosa? Org free desktop upower interface pointer tipo, no dai, qualcosa di più serio, upower. Ok, e abbiamo questo oggetto qua che non fa niente per noi per ora. Ok, adesso dobbiamo inizializzarlo, quindi in init facciamo upower uguale new org free desktop upower device interface. Ok, però cosa ha bisogno? E qua si vede davvero la potenza di KDevelop. Cosa ha bisogno? È una classe generata questa, non è nella documentazione originale, ok? E abbiamo il QString di servizio, che possiamo mettere una stringa normale. Il servizio lo possiamo vedere direttamente qua, che è questo, org free desktop upower. Ok, quindi torniamo indietro, org free desktop upower. Ho scritto giusto? No. No, power, ok. E poi cosa ha bisogno? Path. Ok, path sarebbe da dove l'abbiamo pescato. In questo caso noi facciamo proprio l'approccio ignorante e prendiamo proprio la batteria senza preoccuparci se ci sono altre batterie o ci sono altri strumenti di alimentazione. Quindi prendiamo org free desktop upower devices battery bat 1. Ok, quindi l'oggetto è org free desktop upower power devices power devices battery bat 1. Ok, poi qdbus connection, la connessione di cui abbiamo bisogno. Quindi noi abbiamo già incluso la classe e c'è il metodo statico systemBus perché si trova sul bus di sistema. Ok, qua abbiamo definito e upower rappresenta perfettamente quell'oggetto lì. A questo punto, durante è un po' inefficiente questo metodo, però lo sto facendo per accorciare un po'.
possiamo mettere subito qualcosa di utile del tipo UPower. Cosa? Già vedete che mi completa qualcosa. A noi cosa interessava? L'energy rate. Ok, eccolo qua. Adesso compiliamo. Ah, ok. Cannot convert double. Ah già, ce lo passa in double. Ok, nessun problema. Facciamo un piccolo trucchetto. Perché qua due? Aia. Ah già, ho capito cosa. Allora, cosa facciamo? Facciamo una QString. Con dentro percentuale 1 W, ok? E facciamo arg e incolliamo quello che c'era prima. Ok, questo dovrebbe farlo stare zitto. Praticamente c'è la funzione. Ah, cos'è che è? Hai già ragione. Anche ragione. Ma noi non ci interessa questo. Dovrebbe fare il cast da solo. Ok, allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una stringa con un segnaposto che è percentuale 1. Arg sostituisce il segnaposto con quello che riceviamo. Ok, fin qua ci siamo. Possiamo anche formattarlo, ma adesso come adesso non ci interessa. Installiamo quello che abbiamo ottenuto. Ok, installato. E io tolgo l'alimentazione così si vede subito qualcosa di realistico. E iniziamo subito a fare Plasmoid Watson. Ed eccolo qua. Ma non, questo qua viene aggiornato ogni volta che viene disegnato. Questo non ci piace, no? Non va bene. Facciamo qualcosa di utile che ascolti e dopo... Quando è cambiato, disegni di nuovo. Ok, quindi cosa facciamo? Riconnettiamo intanto, vabbè, non c'è bisogno, tanto la batteria regge. Cosa facciamo? Cioè, se avete notato, prima, in UPower XML c'è un signal, si funziona con i segnali anche di bus. Quindi c'è il segnale cambiato. Quindi cosa faremo? Visto che Qt e CMake hanno fatto tutto il lavoro sporco per noi, possiamo collegare questo segnale changed come se fosse un slot, un segnale normalissimo di Qt. Quindi cosa facciamo? Ok, facciamo una variabile per contenere lo stato attuale della batteria. Double power. Ok. E facciamo un altro bel slot public. Anzi, stavolta possiamo tenerlo anche privato, non ci interessa. Slot con dove aggiorneremo il nostro valore. Quindi void aggiorna. Ok, noi dobbiamo adesso generare sto codice di aggiorna. Quindi cosa facciamo? Control tab su gran parte degli editor inizia a il completamento, quindi control tab su un posto libero e vedete che già propone implementa void watson aggiorna. Faccio invio ed eccolo qua che con la signature giusta. Cosa dobbiamo fare in void aggiorna? Fare quello che abbiamo fatto più o meno qua. Rubiamo quello e facciamo power uguale energy rate. Ok, qua ci siamo, ma cosa qua mettiamo? Power. Ok, adesso come adesso funziona allo stesso modo, anzi non funziona
perfettamente perché non abbiamo collegato ancora il segnale. Quindi cosa facciamo? Qua dove l'abbiamo dichiarato facciamo connect cosa view power dove changed questa classe aggiorna. Ma questo, a questo punto non viene aggiornato il plasmoide perché il KDE è talmente ottimizzato che disegna una volta e non disegna di nuovo l'oggetto finché l'oggetto stesso non glielo richiede. Quindi per risparmiare energia e cicli della CPU e della GPU. Quindi cosa dobbiamo fare? Qua dobbiamo emettere probabilmente, se mi ricordo bene, un segnale che non me lo ricordo. In questi casi che conta api.kd.org. Sperando che il Politecnico non mi abbia ancora deautenticato. Su. Possiamo anche vedere subito la documentazione direttamente dal header. Ok. Ok, possiamo fare altro. Da quello che ho capito c'è la funzione update. Ok, che fa tutto il lavoro per noi. Ok, questa funzione aggiorna quello che c'è disegnato. Finora siamo a posto. Ok, installiamo e proviamolo. Ops, ah ok, non era inizializzato. Questo succede quando non è inizializzato. Quando cambia il valore, cioè quando la batteria invia un nuovo segnale, ci sono nuove statistiche, il segnale viene automaticamente aggiornato questo plasmoide. Ci vorrà forse un po', perché la lettura la fa ogni 3 minuti, 4 minuti circa, dipende. Oh, dove è sparito? Ah, ecco, ha fatto la giornata in top screen, però. Ok, quindi avete visto come creare un plasmoide in modo abbastanza veloce. Ma questo plasmoide non è pronto, potete creare anche un'interfaccia di configurazione per esso. Va oltre lo scopo di questa lezione. Lo scopo di questa lezione è farvi già creare qualcosa di utile, qualcosa che vi diverta. Quindi vediamolo in azione e poi chiudiamo. Allora, abbiamo il nostro desktop, facciamo aggiungi oggetti Watson. Ah, ancora il vecchio plasmoide. Ok, ha ancora nella cache il vecchio, è ottimizzato per a tal punto che vediamo un po'. Intanto con il plasmoid viewer dovrebbe ecco, questo qua si può risolvere in un modo abbastanza veloce e immediato nel metodo init. Dove cacchio è? Nel metodo init mettiamo power uguale view power energy rect. Ok, così viene inizializzato subito a qualcosa e non viene renderizzato del garbage.
Ok. Date quello subito qua. Con questo vi dico grazie di aver seguito la lezione e restituite l'equivalente a chi ne ha usufruito. E mi raccomando, provate anche voi a fare a casa piccoli plasmoidi. Io ho iniziato così a programmare con KDE, poi sono arrivato anche a submittare delle patch a KDE. Ok, grazie. Mm-hmm.